Nel nostro viaggio in giro per il mondo andiamo a salutare Virgilio D'Amolo, che è presidente della Camera di Commercio Italo-Sudafricana. Buongiorno. Buongiorno. Allora, qualche giorno di vacanza in Italia, quando insomma la sua base è Johannesburg in Sudafrica. Allora le chiedo subito intanto qual è la situazione in Sudafrica, anche per quello che è il rapporto di commercio con l'Italia. Ma diciamo, quello di un punto abbastanza importante, l'anno prossimo ci saranno le elezioni politiche, presidenziali anche, e quindi potrebbe in teoria venire fuori un nuovo governo. Per la prima volta i sondaggi dicono che l'ANC, che è il partito, è sempre stato il partito di maggioranza, potrebbe scendere sotto al 50%, quindi non avere più la maggioranza assoluta. Questo chiaramente richiederebbe delle coalizioni o con altri partiti, che comunque non avranno, non si prevede, avranno dei grossissimi incrementi in termini di voti, ma che comunque potrebbero rafforzarsi un pochettino e magari portare qualche cambiamento nel governo futuro che ci sarà a partire dall'anno prossimo. Se dal punto di vista economico, diciamo, qual è la situazione? E il punto di vista economico, purtroppo, è sempre una situazione che non è che stia andando un granché bene. Ci sono grossi problemi nella situazione energetica, quindi c'è più domanda di energia di quanta ne viene prodotta, che quindi genera quello che qui si chiama load shedding, che è a rotazione, viene tagliata la luce a varie parti del paese. E poi ci sono anche dei problemi di logistica, nel senso che i porti sono congestionati, quindi ritardi insomma, l'economia, Nell'arrivo e nella partenza delle merci, diciamo. senz'altro, e che quindi Ah. impatta sia le importazioni che le esportazioni, e non aiuta. Ci sono dei piani per migliorare la situazione, sono stati creati dei gruppi di lavoro fra il business e il governo, quindi tra il settore privato col governo per cercare di migliorare la situazione. Qualche piccolo risultato si sta vedendo, si spera che, giusto andando avanti, queste iniziative portino dei risultati un pochettino migliori, perché al momento non si sono ancora visti come ci si aspettava. Senta, che cos'è che l'ha conquistata del Sudafrica? E beh, conquistato adesso, io sono lì da 25 anni, per cui quello che mi aveva conquistato inizialmente era, vabbè, È cambiato. la bellezza del paese, il clima molto bello. All'epoca c'era un grande entusiasmo, si veniva dalla fase di transizione, diciamo, dall'apartheid, dal nuovo governo alla nuova situazione, e c'era un grande entusiasmo che purtroppo è andato un po' scemando nel corso degli anni, però insomma c'è ancora speranza e speriamo che le cose migliorino. Sente, quando torna in Italia, insomma, come in questi giorni, che cos'è quello che si accorge, insomma, che le manca di più dopo 25 anni in Sudafrica? Guardi, ad esempio, una cosa chiave, come l'avevo già detto in passato, è andare allo stadio, per cui sono già riuscito a assicurarmi un abbonamento per la Nord per venerdì sera per andare a vedere Genoa Juventus, e l'amico che mi dà gentilmente l'abbonamento mi ha fatto promettere che l'avrei detto nella sua chiamata, altrimenti me lo tira indietro. Quindi da una parte il calcio e dall'altra qualche Dall'altra cibo o qualcosa, insomma, immagino che anche insomma sulla cucina si sia abituato, no? Insomma, però da gusti e sapori un po' diversi, però. sì, beh, la cucina, diciamo, italiana non si può paragonare, certamente in Sudafrica non è che ci sia
una vera tradizione culinaria. Il piatto nazionale è il braai, che sarebbe il barbecue, e quindi carni alla griglia, queste cose. E però ecco, piatti tipici locali abbastanza pochi, insomma, sì, dal punto di vista di quell'aspetto l'Italia può sempre vantare molti vantaggi. Allora, senta, come sempre facciamo con i nostri ospiti, la faccio salutare i nostri telespettatori nella lingua del paese che la ospita ormai, insomma, da 25 anni. Ci sono 11 lingue ufficiali in Scelga Sudafrica lei, io e scelga mi metto lei. in grossissima difficoltà con 10 di queste, per cui io dico Happy Christmas and Merry Christmas and Happy New Year in inglese, che è la più semplice per me, e quindi me la cavo anche. Se no, con le altre farei veramente fatica. Benissimo, grazie, grazie mille al Presidente della Camera di Commercio italo-sudafricana Virgilio D'Amolo. Grazie. Arrivederci. Questo.